Siamo con Maria Rosaria Esposito, direttrice del coro, l'ensemble vocale e strumentale Fare Sol Musica. E a breve, il 7 dicembre, ci sarà la prima rappresentazione della leggenda della Rosa di Natale. Chiediamo a Maria Rosaria di darci qualche delucidazione in più su questo bellissimo spettacolo. Buongiorno e grazie a tutti per partecipare a questo video. Ringrazio Claudia per l'opportunità. Allora, la leggenda della Rosa di Natale sarà il nostro concerto di Natale e prende spunto dalla Rosa Bianca che è un simbolo di eleganza, innocenza, purezza, ma anche simbolo di rinascita e di speranza. Lo spunto viene appunto dalla leggenda nella quale si dice che una bimba, non sapendo cosa regalare al bambino Gesù, incominciò a piangere. E da queste lacrime sbocciarono questi fiori che furono poi dono al bambinello. Ma la scelta di questa leggenda è uno spunto per poter poi inserire dei brani che appunto vertono sulla rosa di Natale, sulla rosa bianca, perché la rosa bianca è un simbolo di purezza, di eleganza, e i brani che sono stati scelti sono appunto, almeno nell'ambito di tutto il concerto, ce ne sono tre che si riferiscono appunto alla rosa. Un brano in tedesco, Es ist ein Rose entsprungen, un'antica melodia germanica rielaborata da Praetorius. Un brano invece di polifonia moderna di Chilcot, che prende invece lo spunto da un testo del XVI secolo molto interessante, perché in poche parole parla di tutta la vita di Gesù. E poi un altro brano, Rosa d'argento, in napoletano, che completa, è tratto dalla cantata dei pastori, questo brano Rosa d'argento, che completa la trilogia delle rose. Poi ci saranno altri brani che sono di polifonia importante, come brani di Handel, come brani di Haydn, e ci saranno gospels e carols per dare il ritmo giusto al Natale. Quest'anno c'è il connubio tra la musica, che la fa da padrona come è giusto che sia, e anche le parole che tu quest'anno hai voluto dedicare a un tema specifico. Esattamente, ho voluto, come per ogni nostro progetto, affrontare un tema sociale. E il tema sociale di quest'anno è dedicato all'adozione. Lo spunto è stato quello della lettura di un testo scritto dalla scrittrice Claudia Scritieri, e da questa lettura sono venute dei concetti fondamentali sul tema dell'adozione. Sono state scelte queste letture che accompagneranno poi le esecuzioni di alcuni brani, e i brani scelti saranno proprio quelli di pathos, proprio per spiegare il pathos che si sviluppa in chi scopre di essere adottato. Ma ci sono anche poi altri brani che seguono un momento successivo, quello nel quale l'adottato ha una sviluppa nel momento stesso che comprende che c'è una rinascita, c'è una possibilità, c'è una luce che splende alla fine del tunnel. Ed è proprio questa antitesi tra il momento del dolore e il momento della speranza il fulcro del concerto di Natale, cioè il tema dell'adozione, quindi il tema anche della famiglia. Se vogliamo, tutta la struttura della natività ha un senso quasi di adozione. Anche Gesù nasce, è quasi adottato da Maria e da Giuseppe. E quindi ci è sembrato opportuno, diciamo, collegare il tema sociale con i testi e con i brani scelti proprio per rendere meglio questi concetti. Vorrei chiederti un'altra cosa, la forza della musica, perché a volte noi comprendiamo l'importanza e l'ampio respiro che la musica, le note musicali riescono a dare a qualunque parola. E proprio stamattina tra di noi ci confrontavamo sulla differenza tra la potenza della musica, come dicevamo, e la potenza della parola. Puoi aggiungere qualcosa su questa considerazione?
La potenza della musica è una potenza universale che arriva immediatamente perché l'espressività della musica ha un impatto più immediato, ma quando si realizza il binomio con la parola, poi diventa un binomio vincente, perché se noi ad un fraseggio musicale scegliamo anche la giusta collocazione delle nostre parole, poi il messaggio diventa molto più forte, molto più immediato anche allo spettatore. E questo, diciamo, è stata una delle caratteristiche che ha profuso tutto il nostro progetto di Natale, far sì che anche i testi avessero una scelta molto adeguata delle musiche che lo accompagnassero, in maniera tale appunto da rendere ancora più evidenti i sentimenti che ci sono anche dietro a delle scelte. Sia di testi sia di musiche. Ultima domanda, il gruppo musicale che ti supporta e col quale lavori da diverso tempo, quanti sono gli elementi che lo compongono? Quanti musicisti? Beh, un gruppo che è cresciuto nel tempo, nel senso che è un gruppo iniziale di pochi coristi, adesso siamo circa 18-20 coristi. E poi si accompagna con un gruppo strumentale formato da chitarre classica e barocca, da flauto, da pianoforte, organo o clavicembalo a seconda del brano da accompagnare e nel progetto di Natale anche dal quartetto d'archi. Ci saranno anche delle percussioni perché ci sono i brani con i gospels e con i carols che insomma le percussioni stanno benissimo. E niente, insomma, per cui arriviamo a 25 elementi, quindi Tanto. organizzare con 25 elementi è la grande sfida È perché è impegnativo. sì impegnativo per cercare di esserci tutti. Ricordiamo allora il primo appuntamento il 7 Sì, dicembre dove? 7 dicembre eseguiremo il nostro primo concerto alle 19:30, è un giovedì, al Vomero, nella chiesa di Santa Maria della Libera. Il secondo concerto verrà eseguito il 15, venerdì 15 dicembre a Secondigliano nella chiesa di San Sossio e Damiano. Il terzo concerto del 17, domenica 17 dicembre nella chiesa Santa Maria dell'Ascensione a Chiaia e il quarto a San Giorgio. All'interno di Villa Bruno, quasi sicuramente nella fonderia Righetti, il 6 gennaio 2024. Abbiamo spalmato i nostri concerti un po' su tutto, forse riusciremo a fare un quinto concerto, però insomma è ancora da programmare. Io vi seguirò, e per il momento in bocca al lupo. Grazie infinite per sicuramente viva il lupo e sicuramente vi aspettiamo tutti al nostro concerto di Natale per poter vivere questo momento di empatia, di serenità e il momento di rinascita per ciascuno. Grazie.